tutti ragazzi, buon pomeriggio. Voi direte: Sofia, come ti sei vestita? Io sono una bellissima contadinella stile country, visto che a me piacciono tanto i contadini e le contadinelle, ho voluto fare questo stile. Bravissima, poi c'hai anche il pollice verde, quindi benvenga, molto brava Sofia. Buon pomeriggio, buon lunedì. Oggi Sofia, che cosa raccontiamo ai nostri amici? Che cosa abbiamo fatto stamattina? Allora, oggi abbiamo fatto un pan brioche. Un pan dolce. Lo facciamo entrare? Sì, facciamolo vedere. Facciamolo entrare. Piano piano. Ok, l'ho preso un pochino. È un pan dolce, tutto vorticoso, l'abbiamo voluto chiamare così. A noi ci è lievitato un po' troppo, però è bello. Sì, perché noi l'abbiamo fatto in uno stampo da plum cake di queste dimensioni, che erano, le ho misurate prima, 12 centimetri per 28. Sì. No, ho sbagliato, 12 centimetri per 28, scusate. Ma, eri sbagliato. 12 più piccolo. Sì. E 28. L'avevo girato. Allora, e quindi voi se avete se avete proprio la cassettina, quella per fare il pan carré, che è chiusa sopra, il vostro pan carré vi viene dritto, vi viene la fetta proprio quadrata. Io però non ce l'ho, ma a casa anche voi penso, se ce l'avete meglio, se no fa niente. Buon pomeriggio Monica, Viene così, vi piace? Adesso vi spiego come l'ho fatto, Su una bella contadina. Ma certo! Allora, invitiamo... Poi di qua sto facendo, che Sofia oggi ci fa... Le orecchiette finalmente! Oh, a grande richiesta, le orecchiette. Io sto preparando un sugo, ho soffritto un aglio con dell'olio extravergine di oliva. Ci ho messo delle olive verdi, senza il nocciolo, e poi del pomodorino. Ora vado a mettere un po' di salsa di pomodoro e condiremo questa sera per la cena, per la gioia dei nostri palati, queste orecchiette con questo sughetto buonissimo. Allora, intanto vorrei salutare Pina, Filomena e Anna. Benvenute nella vostra cucina. Infatti hanno detto, ma quanto è alto? Quanto è alto? È altissimo. È altissimo. Perché ma hanno i cellulini morbidissimo. Un po' troppo. Allora, cosa bisogna fare? Noi adesso vediamo gli ingredienti e Sofia li legge, grazie. Intanto il mini ci scrive, ciao, buon pomeriggio. Nonna. Monica, sì, molto bello, grazie. Mi piace. Giuliana, bravissime, grazie Giuliana. E grazie perché state pubblicando tante ricette sul sito. Sul gruppo Tina in cucina. Sì. Adesso mi... Sono una contadina. Allora, per fare il pan brioche, vero? Sì. Noi l'abbiamo chiamato pan brioche vorticoso. Sì, è un pan dolce vorticoso. Allora, io ho diviso già, però vai. Allora, 500 g di farina zero, 120 ml di latte, 10 g di lievito di birra fresco, oppure 5 g di... Allora, oppure 100 g di lievito madre. 100 g di lievito madre. Se avete invece il lievito secco, tipo il nostro fornaio, 5 grammi. Vanno bene. 3 uova intere medie, 60 g di zucchero, 80 g di burro e vaniglia. Perfetto, o buccia di limone, quello che vi piace di più. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'impasto. Sì. Ti ricordi stamattina, Sofia, l'abbiamo pesato? Comunque, sì. Lo dovete dividere in 8 parti. In 8 parti. Giusto? Io me lo sono anche scritto. In 8 pagnottine. Io adesso ho fatto mezza dose per farvi vedere. Però 8 pagnottine, di cui 4 le lasciate bianche, giusto? E 4 le fate al cacao. Cacao quanto basta, ma 20 grammi con un goccino di latte per incorporarlo meglio. Arrivo subito, la vado a girare. Sì. Allora, con queste, fate finta che adesso abbiamo già le pagnottine pronte. Io ne ho fatte due perché volevo farvi, insomma, anzi, facciamo così, così si capisce di più. Cosa dobbiamo fare? Voi vedete la fetta, com'è bella? Ecco, vi voglio spiegare come sono arrivata a questo. In pratica dobbiamo fare 4 rotoli, 2 sopra e 2 sotto. Io poi li ho alternati. Ora vi faccio vedere, perché dobbiamo stendere subito queste pagnottine. Prendo il mattarello. Abbassa un po' il fuoco, Sofia, è già abbassato? Le dobbiamo stendere. Allora, io tipo ho fatto così, ho preso questa qui al cioccolato, l'ho stesa, faccio vedere e poi ti lascio parlare a te, Sofia, con le orecchiette. Allora, stendiamo in un, diciamo, in una forma così. Il diciamo non l'abbandoniamo. Intanto, mamma, scusa, Vale ci scrive, scusate, non ho capito di che...
Cosa sono queste fette? Le fette? Allora, abbiamo fatto questo, un pan dolce, brioche. Un pan brioche, un pan dolce morticoso. Perché se vedi bene, sì, sono tutte le striscioline. Abbiamo fatto, sono quattro rotoli, adesso vi faccio vedere il rotolo com'è. Aspetta così, eh. Ciao da Ravenna, Carlo. Ciao, benvenuti. Allora, oggi facciamo le orecchiette. Oggi facciamo le orecchiette. È una grande richiesta. Allora, stendiamo così la pasta, e uno. La mettiamo qua. Aspetta, scusami. Tranquilla, tranquilla. Stendiamo della stessa forma più o meno, anche quella bianca. Poi dopo metto la ricetta sul sito tinaincucina.it. Allora, Orlando si scrive, brave, sempre un'ottima forma. Sì, insomma. Vale ci scrive, quando lo avete fatto, non ho capito, aspetta. Quando lo avete fatto non ero, non c'eri quando... Questo qui l'abbiamo fatto stamattina. Perché l'abbiamo fatto stamattina. Allora, no, io ho già impastato così per farvi vedere, per guadagnare tempo, per farvi vedere come si lavora. Però gli ingredienti dopo Sofia li ripete, li metto anche su tinaincucina.it. Non abbiamo impastato in diretta, no. Questo qui l'ho fatto già pronto, però non deve lievitare. Voi impastate e andate a dividere subito le palline. Allora, guardate, abbiamo due di queste. Cosa facciamo? Sovrapponiamo, io ho fatto anche le biscottelle, no le biscottelle, le fette biscottate vorticose, ecco. Non so se qualcuno che mi segue da tempo le ha perfetto, viste. Perfetto, Vale ha capito. Allora mettiamo questa cioccolato su quella bianca, cerchiamo di essere un po' precise ma tranquille, non succede nulla, con calma. Aspetta che mi sei attaccata già, così. Per chi si fosse collegato ora, noi stiamo facendo un pan brioche vorticoso. La sovrapponete. Poi io schiaccio ancora un pochino col mattarello, sì, perché voglio che aderisca per bene. Mi ricordo i cornetti con il burro. Sì, vado a rotolare dalla parte lunga, guardate, perché questo è importante, voglio farvi vedere come si fa. Lo togli. Così. E fate questo cilindro, no? E lo mettete nel vostro stampo. Io adesso mi sa che l'ho fatto più. Allora, voi prendete la misura del vostro stampo, lo andate a posizionare così. Buon pomeriggio, Claudio. Invece un po' di buon pomeriggio. Così, ora ho voluto io alternare, quindi cosa ho fatto? Ho messo ora l'impasto al cacao fuori e incastono l'impasto bianco dentro. Mi sembra giusto. Voi dovete fare quattro rotoli di questi, ecco perché in tutto sono otto. Quattro bianchi e quattro al cioccolato. Tutto bene, Sofia? Sì, stavo andando a controllare una cosa. Allora, così. Oggi, amici, vi ricordate? Allora, noi è il 15° giorno del lievito madre, quello nuovo. Quarantino è diventato così. Quindi, io dico che ieri in 5 ore, da quando l'abbiamo rinfrescato in diretta con voi, è cresciuto in 5 ore. Quindi, penso che oggi in 4 ore ce la fa, facciamo questa prova di forza. E quindi è pronto. E Sofia domani ci fa il pane. Che ne dici? Oggi studio per bene, vado a guardare tutto, vado esame. Su internet, ma che ci vado a fare su internet? Lei, insomma, mia madre. Allora, stavo dicendo, per chi si fosse collegato ora, noi stiamo facendo un pan brioche vorticoso. Perché vorticoso? Ecco, adesso ho fatto il contrario, Beh, ecco giusto, qua. Sì, non è per che questo. Mi confondo, ma così. Posso ripetere gli ingredienti? Certo, certo, per, allora, amici, per il pan brioche. Per il pan brioche avremo bisogno di 500 g di farina zero, 120 ml di latte, 10 g di lievito di birra fresco o 5 grammi o quello secco, secco 5 grammi oppure lievito madre 100 grammi. Io arrotolo, guardate. Poi 3 uova intere medie, 60 g di zucchero, 80 g di burro e vaniglia. Allora, facciamo finta, questi sono i quattro rotoli. Li mettete nel vostro stampo alternandoli. E io ho fatto così, guarda Sofia. Allora, aspetta che quello scuro con quello bianco e quello bianco con quello scuro. Quello scuro sotto ora accanto a quello bianco, giusto? E questo. No? Ci siamo? Bene. Lo mettete nel vostro. Voi direte, ma non è gonfio? Non è gonfio? Allora, aspettate. Questa qui si impasta, poi si tagliano le palline, insomma le pagnottine, si fa quello che ho fatto io adesso, poi si lascia così nello stampo, impellicolato, fino ad arrivare al bordo dello stampo. Dopodiché si cuoce a 170 gradi, in forno già caldo, mi raccomando, per 40 minuti circa. Perfetto. E questo è, e viene così.
Quindi io dopo vi scrivo la ricetta sul sito tinaincucina.it, così prendete i vostri appunti, ve la salvate, ve la stampate, ve la scaricate. Doveva essere più o meno così. Sì, chi è che ha la forma apposita per fare il pan carré è uno stampo a cassetta, si chiama, ed è chiuso sopra. Sì. E quindi verrà quadrato. Se ce l'avete, io lo ordinerò su internet, sì, perché lo voglio anch'io, lo voglio avere, perché il pan carré lo faccio. E quindi viene più quadrato. A me è venuto così, ma noi ci adattiamo, non è che dobbiamo essere perfetti, non siamo, voglio dire, siamo alla portata di questa ricetta si chiama pan brioche vorticoso. Vorticoso, dopo la mettiamo sul sito. Sofia, ora direi che tocca a te per le orecchiette. Lucia ci scrive, scusami, ciao, sì. Buon pomeriggio da Rossano, Calabria. Wow. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Ciao Calabria. Carlo ci dà una bella rosa. Ciao Maria Rosaria. E ciao. Geraci Lucia. Ciao. Ciao. Bello aspetto la ricetta. Falla, perché è morbidissima. Guardate. Oltre ad avere un bel aspetto, è anche buona. Se andate sul sito, io ho fatto anche il pane. Grazie, Leopard Gina. Bread, che è tipo questo, insomma, però ha delle macchie. Andate a vedere anche quella. Allora, ricetta, Monica, la ricetta dopo mamma la scriverà sul sito www.tinaincucina.it, vero? Sì. Perfetto. Adesso tocca a te con le orecchiette, perché ora ho detto tocca a me. Lo ultimo con un po' di sale. Ah, non abbiamo detto una cosa, nostri amici, però. C'è il tonno qui, abbiamo aglio, che poi va tolto. A noi non piace, però se vi piace. Pomodorino, pomodoro pachino e tonno e un po' di salsa di pomodoro. Condiremo le nostre orecchiette con un sugo diverso. Io lo so, le orecchiette si mangiano con le cime di rapa, io lo so. Però noi ogni tanto cambiamo, quindi amici pugliesi, vi voglio bene. Però oggi stravolgiamo un po' le nostre orecchiette. Allora. Carlo ci scrive, Sofia, quanti anni hai? Io ho 10 anni. 10 anni e mezzo. Allora, devo dire 10 anni e mezzo perché fra 4 mesi faccio 10 anni. Già. Allora, Sabrina ci scrive dove si può trovare la ricetta. Allora, la ricetta si può trovare tranquillamente su www.tinaincucina.it. Dopo mamma la scriverà. Sì, dopo un'ora, però dopo. Allora, ciao Maria. Abbiamo un sito, Francesco. Tinaincucina.it. Siamo anche su Instagram, chiocciola pignatina, su TikTok chiocciola tina pigna. Su Instagram chiocciola pignatina, al contrario, su Facebook Tina Cucina, canale YouTube, iscrivetevi al canale YouTube Tina Pigna e poi iscrivetevi al gruppo di Tina in Cucina, dove potete pubblicare tutte le vostre ricette. E di tutti questo gruppo pubblicate le vostre ricette, io sono contenta, felice e fiera. Eli ci scrive, benvenute nella mia casa da Ancona. Benvenuta, noi siamo in Umbria qui a Bastia. Ma lei ci dà il benvenuto? Grazie. Benvenuta anche tu. Accettiamo l'invito, aspetta che entro un attimo. Che bella casa. Sì, noi venivamo spesso nelle Marche perché noi andiamo al mare, sulla costa marchigiana, siamo affezionati. Però, ecco, ci fa piacere condividere anche con voi le nostre ricette. Allora, con che cosa orecchiette? Vai. Sofia, quanti anni hai, Carlo? 10 anni e mezzo, perfetto. Un po' di sale. Dione ci scrive, ciao Sofia e Tina, siete sempre attive. Sempre. Grosso bacio da Iole, Vendemiano. Ah, dov'è? Vendemiano. Non l'ho mai sentito, benvenuta, benvenuta. Allora, io non posso fermarmi perché io ho paura di annoiarmi. Allora, o faccio l'uncinetto o faccio i ferri. La casa ormai è pulita perché fra poco dice basta. Il Conero che vuol dire? Il Conero, nelle Marche, bellissimo. Il Conero? È una montagna che si affaccia sul mare, un promontorio bellissimo, ci siamo stati. Perché una volta l'ho sentito parlare. Sì, il Conero è bellissimo, strapiombo. Il mondo è piccolo. Il mondo è piccolo? Vabbè, secondo me è molto grande. È ancora da visitare. Facciamo sobbollire lì. Sofia, facciamo le ricette. Ciao, siete bravissime. Grazie. Da Gallipoli, Sabrina. Bello, Gallipoli, sì. Allora, bello. Questo qui era il pan brioche, il pan dolce. Io l'ho chiamato pan dolce. Poi facciamo le orecchiette, Sofia. Dov'è gli ingredienti delle orecchiette? Gli ingredienti? No, le orecchiette le dico io. Allora, soltanto semola di grano duro e acqua quanto basta. Mettete, non so, 300 grammi di semola e quanto basta di acqua. 150 grammi di acqua, fate un po' voi, un pizzico di sale. E poi Sofia, vai, prego. Ciao da Londra. Ciao da Londra. Che allora, bella. Noi siamo internazionali ormai. Benvenute, welcome. Welcome. In English.
Allora, io inizio nel fare. Sofia fa le orecchiette. Allora, facciamo un piccolo serpentino. Deve riposare la pasta, attenzione, una mezz'oretta. Che bello, sono un branchio, provincia di Terni. Anna. Ah, benvenuta, noi siamo Bastia Umbra. Mamma, pia un coltello, aiuto mia madre. Anch'io, sai, io sono un po' d'ansia, tu sei più brava. Allora, noi li tagliamo di questa grandezza più o meno. Voi dovete sapere che Sofia mi ha insegnato a fare le orecchiette, perché a me non mi vengono bene, insomma, mi arrangio. Vabbè, ci compensiamo, facciamo. Non ti devi arrangiare. Oh. No. È come il fatto di io e mio marito, io faccio il pane, so fare il pane nel mio piccolo. E lui sa fare la frittata. No, lui sa fare la frittata. Anche papà sa fare la frittata. Allora, mi dici come devo fare? Devi tagliarla dei pezzettini. Ok. Sì, bravo. Non ci dobbiamo arrendere, soprattutto in questo momento. No. Che ti arrendi? Brava. Oh. Io. Perfetto. No, io non mi arrendo. Se una cosa non le sai fare, falla, provaci. Ma certo. E se non sei proprio portata, Pazienza, se ne faremo una ragione. Però tu sei brava. Grazie. Anche voi siete bravi, provateci. Sempre provare, certo. E il nostro motto è che non si butta via niente, quindi se avete tipo le uova che vi stanno per scadere, fate qualcosa con le uova. Fate la pasta fresca. Aspetta. Ciao Ilaria. Ciao Ilaria. Scusa. Ciao Sofia! Sofia! Sofia, come te? Ciao, bellissimi, grazie! Ciao Daniela! Ciao Daniela! Ah, le sta tagliando tutte, così dopo andiamo perfetto. Allora, allora vai. Vogliamo fare quelle righette o quelle lisce? Un saluto da Taranto! Ciao! Ciao! Dalla Maddalena! Ciao. Allora! Maddalena, ciao, benvenuta! Rigate o lisce? Rigate, così raccolgono meglio il sugo. Io una volta ho detto. Sapete perché mi piacciono le pennette rigate? Perché raccolgono meglio il rugo. Che cos'è il rugo? Dai. Allora, le facciamo rigate. Se dovete fare le rigate, prendete con la lama del coltello, questa qua, senza tagliarvi. Quella date così. Zigrinata. Prima schiacciate un po' col dito. Poi andate così e mettete un po' più di forza. Mettete la forza, però poco, perché sennò dopo si sfracella. Forse ci sono riuscita! Che ne dite? Bravissima, guarda la mia. Bravissima. Un po' grande. Allora, perché i pezzettini sono troppo grandi. Eli dice, io sono stata alla Basilica Superiore di San Francesco in Umbria. Vale, sei bravissima e simpaticissima, Sofì, grazie. Bellissima allora, la Basilica. Sì. Ora ne facciamo una liscia. La liscia. Ah, rigate? Ok, rigate ancora, perfetto. Rigate. Puoi tagliarne ancora metà se vuoi, sennò viene un'orecchiona. A me piacciono le orecchione. Vabbè, facciamo gli scocci. Cosa fate? Quindi... Noi stiamo facendo la cosa molto richiesta, sono la contadina, le orecchiette. Piano con i coltelli. Sia rigate che lisce. Poi abbiamo fatto un pan dolce, come il pan brioche, tutto morticoso. Allora, se dovete fare quelle rigate, un attimo che mi siedo. Ah, si mette comoda la nostra Sofia, vieni più in qua. Voi riuscite a vedere, amici? Perfetto, se dovete fare le rigate... Allora mettete un po' più di forza, quindi. Mettete la forza. Eccola! Mitica, brava Sofia. Daniela, ma a me era riuscito all'inizio il video del pan brioche. Sì, allora abbiamo iniziato con il pan brioche, perché noi quando ci connettiamo con voi vogliamo dirvi tante cose. E quindi andiamo anche un po' di fretta, scusate, anche io mangio le parole. Abbiamo fatto questo pan brioche dolce, che poi tra un po' metterò la ricetta sul sito tinaincucina.it e metterò il link anche sulla pagina da cui mi state seguendo, Tina in Cucina, su Facebook. Metterò il link e voi potrete prendere la ricetta. È un pan brioche che viene fatto nello stampo da plum cake. Che cosa abbiamo fatto? Si impasta il panetto e non si fa lievitare, ma si va a fare subito, io adesso lo riprendo, si vanno a fare subito dei cilindretti. Dovete dividere tutto l'impasto in 8 panetti, 4 li lasciate bianchi e 4 li lasciate neri e poi li andate a stendere e fate un po' così il vortice, no? Il rotolo bianco lo avvolgete su quello nero e viceversa, fate questi cilindretti e li andate a posizionare così. E poi lieviteranno e in cottura vi farà quell'effetto bellissimo. È un pane morbidissimo che può essere farcito con Nutella, diciamolo, marmellata, confettura. Su Instagram ci chiamiamo chiocciola Allora, su Instagram chiocciola pignatina.
Su TikTok il contrario. Chiocciola Pina, sì, Tina Pina. Pina. Tina. Siamo anche su YouTube come Tina Pigna e lì sono anche salvate tutte le dirette che abbiamo fatto, quindi quando vi serve la ricetta, anche per quanto riguarda il lievito, abbiamo iniziato con voi un nuovo lievito madre, un nuovo ceppo il che mio. L'abbiamo chiamato Quarantino ed è di Sofia. Ah, mamma, per favore aiutami. Vai, sono leggi. Siciliana e vivo a Londra, Caterina. Ah, ah, ok. Caterina. Giusti, Tina, spiegami bene come devo fare. Io non riesco. Per favore, dimmi. Fammi vedere. Il pan brioche. Aspetta, abbiamo sì. Vale che ci scrive poi è uguale a papà, conosco il papà. Anche quattro anni fa ho comprato una Ford Fiesta da lui, ancora va benissimo, non mi ha mai dato problemi, siete una famiglia meravigliosa. Grazie, grazie. È tutto al papà, è vero? Sì, è uguale al papà. Pietro, sì, si può avere la dose per la pasta? Per la pasta del pan brioche o delle orecchiette? Allora, se vediamo tutte e due. Delle orecchiette abbiamo fatto 300 g di farina rimacinata di grano duro, perché le vere orecchiette sono con la farina di Saragolla, e quanto basta di acqua? Ma circa 150 g, un pizzico di sale e via. Fai la pasta, la fai riposare una mezz'oretta e poi facciamo le orecchiette. Quanto è bella questa! Bellissima! Per il pan brioche invece, dopo arriverà la ricetta su Tina in cucina, ciao, il Teresa. Sito, e arriverà anche il link su Tina, la pagina Facebook. Però abbiamo messo, adesso ve lo dico, 500 g di farina zero, 120 ml di latte, scusate, 10 g di lievito di birra fresco, oppure se non ce l'avete mettete 5 g di quello secco, Mastro Fornaio va bene, oppure 100 g di lievito madre, perché si può fare anche con lievito madre, rinfrescato però almeno da 4 ore, perché altrimenti poi va verso il collasso e inacidisce la pasta, attenzione. Poi 3 uova intere, 60 g di zucchero semolato bianco, 80 g di burro, il burro va incastonato alla fine, sempre, i grassi vanno alla fine. Poi vaniglia o buccia di limone, un po' quello che più vi piace per aromatizzare il vostro pan brioche. Poi cosa facciamo? Vostro. Ah, io mangio le lettere. Allora, compro una vocale e compro una consonante. Allora, poi che facciamo? Facciamo questo panetto. Alla fine mettiamo il burro, lo incastoniamo bene. Se la pasta vedete che si straccia, lo ripeto sempre, è normale. Continuate a lavorare perché il burro deve essere assorbito. Se avete la planetaria, meglio. Però io lo faccio a mano perché mi piace impastare a mano. Poi, che facciamo? Una volta fatto il panetto bello liscio, lo dividiamo subito in 8 pezzi. Eccoli qua, io ho fatto i cilindretti. 8 pezzi. Cosa facciamo? 4 li lasciamo bianchi, le pagnottine bianche, 4 le lasciamo al cioccolato, perché poi qui abbiamo messo un po' di cacao, una 20 grammi, ventina di grammi, con un po' di latte per incorporare meglio. E poi a me piaceva fare un po' il contrario, no? Allora, la pasta nera che abbraccia quella bianca, perché dovete stendere poi queste pagnottine, no? E poi continuate, ecco, un po' con la vostra fantasia. Le mettete nel vostro stampo da plum cake e lasciate lievitare fino a quando non arriva al bordo. E poi cuoce. Ci vogliono circa 2 ore. Con lievito madre un po' di più, perché il lievito madre sappiamo tutti che va piano piano. Lievita con calma, quindi anche 4-5 ore. Non vi so dire, dipende dalla temperatura che si ha in casa. Andiamo a leggere un altro commento, Sofia? Sì, un attimo. Allora. Tua figlia più brava di me a fare le orecchiette. Si è avvicinata un po' al telefono, ma si vede meglio. Avvicina un po' il telefono, Sofia. Mm-hmm. Aspetta, ci provo, ci sì, provo, ci provo. È meglio, anzi. Che dici, Sofia? Ancora un po'. Ancora un pochino. Aspetta, Perfetto! Perfetto! Ciao a tutti! Allora, ecco! Stavo dicendo, prendete un piccolo pezzetto, poi lo schiacciate un pochino, con la lama del coltello andate ad appoggiarla sul sulla pasta e mettete un po' di forza per farla rigata. Ed ecco qua. Ah, riesci a capirci? Allora, Eli, ciao. Benvenuta nella nostra cucina. Allora, stiamo facendo le orecchiette, ok? Guarda, così le rifai anche tu, perché ci dice che a lei piace tanto la cucina. Allora, ok, ha delle cuffie. Ecco, noi siamo qua, se hai bisogno facci anche le domande, tranquilla. Allora, poi Pietro e Patrizia,
Chiedevo dosi, scusami, per la pasta. Non avevo specificato. La pasta questa delle orecchiette. Allora, la dose la scegli tu, la farina è di grano duro. Noi qui abbiamo fatto 300 grammi di farina all'incirca, ma mi sa che sono 250. Metti la farina, poi metti dell'acqua tiepida o acqua calda, perché le vere orecchiette si fanno con l'acqua calda, bollita sul fuoco, diciamola tutta, eh. E poi metti un pizzico di sale, ecco, fai tu, giostrati un po' con l'acqua, deve Allora, essere di questa consistenza. giusti, E come poi devi fare le la fai orecchiette? stare mezz'ora. Allora, Fai vedere bene, guarda, aggiusti. come si fanno le orecchiette? Tu prendi un pezzetto di pasta, la schiacci giusto leggermente, poi dopo, se la vuoi fare liscia, emetti pochissima forza. Beh, i nostri amici pugliesi, io l'ho bucato pure, i nostri amici pugliesi sono velocissimi, tanto di cappello. Io... Io però vado con Questa è calma liscia, perché. questa è liscia. Se vuoi farla rigata, emetti forza, ma non Perché la tanta. buco io questa qua? Perché Non. se... Perché tu emetti troppa forza, mamma. Oh, perfetto. Emetti un po' più di forza, perfetto. Vedi, la Però mia sai che mi viene sfascella. Ecco, troppo, la devo fare, sai, mi viene doppia. eccola qua. Ecco qua. Io sto impastando il pane con il lievito madre. Brava Teresa! Bravissima, bravissima. No, Prendi un pezzetto di pasta, lo non mi schiacci con piace, la non lama mi del piace. coltello, vai piano piano per farla rigata. Senza Sono bucarla. impedita. Aspetta. Fammi vedere. No. No, mamma, emetti troppa forza! Guarda, Ok. prendi un altro po' di pasta, quella ormai è andata, cioè la usi per un'altra cosa. Fammi vedere. No. Guarda, allora, guarda, fammi Prego. vedere, guarda. Vai, Allora, vai, con calma. schiacci con la lama del coltello, vai. Piano, mamma, tu fai in un altro modo. Mannaggia. Vabbè, dai. Vabbè, così dovrebbe essere più o Eccola. meno. Così. Piano Eccola. Faccio piano meglio. imparerò. Allora, guarda, tieni questo. Dai, facciamolo Piano, insieme. pianta. Allora. Così. Basta, ferma. Più o meno, sì. Più o meno ci siamo. Papà, le mangerai? Scusaci. Le mie le faccio fare a Sofia. Ok. Che il nostro papino ci guarda, stasera le deve mangiare. Ecco. Così, rigiriamo e via. È caduto sui pantaloni. E allora mettila via. Sono sporchi i Aspetta. pantaloni? No, non si lancia il cibo. Canestro si fa con la pallina, la palla per giocare a canestro, palla a canestro. Allora, proviamo. Ok. Così. Per te è facilissimo, Sofia, brava. Neanche per me era facile. Ecco, Io mi poi arrabbiavo. lasciamo, anzi, se avete una griglietta, quelle di tela, per far traspirare la pasta, meglio ancora perché loro seccano al punto giusto e poi possono essere cotte in acqua bollente. Il sughetto ve l'ho detto, amici, allora ho soffritto dell'aglio in olio extravergine di oliva, ve lo faccio vedere, poi toglierò l'aglio perché sennò lo prendono sempre chi è che non lo vuole. Poi ho messo delle olive verdi, del pomodorino, del tonno, e della salsa di pomodoro. Un Con la sughetto forchetta andate meglio. con la forchetta? Con la forchetta si fanno pure, vedi? Io provo con la Noi forchetta. accettiamo i consigli, perché con la forchetta non ho sentito mai con la forchetta. Ma quella forse è una forchetta da dolce, aspetta. Noi facciamo col coltello. Allora io vi leggo un pochino. Poi, ciao Cristi, Teresa, ultimo giorno dell'infresco. Dell'infresco, sì Teresa, infatti sono le 5. Dai, andiamo, facciamo Facciamo il l'infresco. rinfresco. Allora io sposto questo perché dopo ci tocca Ora faccio il continuare. rinfresco. Vedete meglio così? Là. Ah, schiaccio troppo. Mi sa che Schiaccia schiaccio troppo, è troppo. come me allora. Vai, aspetta, Vai. riprovo. Con la forchetta non ho mai. Grazie comunque per avercelo Mi si detto. buca.
vabbè, ci piace. A noi non ci viene, però è un altro grazie per avercelo detto, perché tutti lo sappiamo. Allora, rinfreschiamo e poi oggi facciamo la prova del 9. Allora, oggi facciamo la prova di forza. Allora, in che cosa consiste? Siamo arrivati al 15° giorno, dopo tutti i rinfreschi fatti tutti i giorni a distanza di 24 ore per 15 giorni. Adesso noi lo rinfreschiamo, che sono le 5, poi dopo tanto seguitemi nelle stories, amici, perché io comunque vi faccio vedere sempre ogni mattina quando ci svegliamo come sono i lieviti, e quindi seguiteci e vi aggiorno, e poi ci vediamo domani per fare il pane, se Dio vorrà. Allora, lo rinfreschiamo, se entro 4 ore triplica il suo volume vuol dire che è pronto, capito? È pronto. Cucchiaio, subito, agli ordini. Questa qua, ciotola. Allora, cosa stai preparando? Stiamo facendo il rinfresco per il lievito madre. La ciotola quella grande vuoi? Beh, certo. Allora 50, 50. Ci sono e devo mettere tara. Brava, metti il lievito e fai tara. Benissimo. Togliamo la sedia. Io prendo la farina. Comunque c'era Giussi che ci scriveva, la semola va bene per le orecchiette? Sì, allora, in Puglia si usa la semola per le orecchiette. Quindi... Li hai conservati questi? No, amore, perché non sapevo cosa farci. Sì, qualcuno abbiamo fatto le piadine ieri. Ma adesso posso desidero. Farci i biscottini? Certo, ci facciamo i biscottini. Ok, allora dopo lo lascio qua. Allora, va bene la semola, però volevo dirvi, a volte noi sapete cosa facciamo? Quando facciamo la pasta possiamo anche mischiare le farine. Quindi ci giostriamo un po' noi. Quindi la semola va bene. La semola è più adatta, sì. Ok. Sì. Allora. Allora, faccio tutto di un colpo, però secondo me questo è già 40. Proviamo. Proviamo. Se è 50 voglio un applauso. 43, però dai, l'avevi detto, 40. Ok, dobbiamo arrivare a 50 preciso. 50. Io vado a prendere i 25 ml d'acqua, non mi sbaglio. Perché se pesiamo 50, tara, mi raccomando, prima di mettere la farina, eh. Vabbè, 55. No, toglilo. Ah! Sono pronta. 48, 49. 50. Oh! Ah, poi mettiamo 50. Questo lo conserviamo? Sì, mettilo un po' lì, Sofia. Dove? Mettilo lì, lascialo. Ok, così, lo lascio qua. Perché? Allora, farina. Tara? Ah, tara? Sì, è vero. Poi 50 grammi di farina. Te lo dico io, stop. Vai, 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 vai. Aiuto, che ansia. 49. 51, ma proprio. Ecco, adesso lo toglie, va bene. Dai, fa niente, fa niente. È 50, mamma. Precisa, peggio di me, è peggio di me. Ecco che andiamo a 48. 50, 50. Applauso, grazie. Applauso. Poi cosa mettiamo? L'acqua. L'acqua e? Il sale, e se il, lo zucchero. Bene. Che ho detto sale? Perché mi è venuto sale? Tara, vero? Tara. No, tanto ho già misurato 25. Ti ho dato un po' della mia, come si dice? Mangio le parole. WhatsApp, eh? Non avete visto niente. Che è successo? Allora, vai col cucchiaio. Dove sta? Eccolo. Aspetta, che... Aiuto! Vai. Pronti. La tua bimba diventa una brava cuoca come te. Grazie Caterina. No, grazie. Caterina, basta. Aspetta. Secondo me ci vuole più acqua. Vai, gira, gira. Ma non è che ci vuole. Gira, 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 gira. Gira il cucchiaio. No, no, va bene, perché ormai è solido. Vuoi andare di mano? Sì, vado. Vai, anzi, no, vado prima di cucchiaio. Raggruppalo con le dita. Tanto ci siamo, eh? Ok. Non vedo l'ora di mangiare le orecchiette. Io non vedo l'ora di mangiare il mio pane, perché farò il pane. Domani, se Dio vorrà, facciamo il pane. Sì, sì, sì. Domani sì. In diretta con voi. Sì. Sofia Casillo. Vai. Chi ci scrive? Perché non voglio tralasciare nessuno. Ho già ti fanno l'applauso. Tutto. Ah, bene.
anche sopra, perché non voglio lasciare nessuno. Maria Grazia, non ti offendere. Ah, ecco, perché è che si è toccata i capelli? Io? Ti sei toccata i capelli? Grazie, scusaci Maria Grazia, perché a noi piace cambiare un po' pettinatura, però se, ecco, hai ragione, ci vuole la cuffietta, però non vogliamo andare in diretta con la cuffietta. Già che ci abbiamo la mascherina. Ecco. Poi non possiamo... cioè... però sì, in cucina lo sappiamo che si cucina con i capelli legati, lo sappiamo. Grazie Rosina. Ti, chiediamo scusa a tutti. Ecco. Rosina ci scrive dal Belgio, ciao brava, ciao. La figlia, grazie. Ciao, grazie. Allora, stavo dicendo per il commento prima, la cuffietta, sì lo so per la cuffietta, sì. Però comunque non noi già che ci abbiamo la mascherina andiamo. Sì, sì, vabbè, dai, vai. Vogliamo avere un contatto con voi ravvicinato. Ma dite la verità che ci volete vedere con le cuffiettine, quelle da cuoco, dai, sì. Ah, ma senti, continua tu. No, adesso... Vai, continua tu. Ci organizziamo, va bene? Continua, ci organizziamo? Tu, mamma, sì, va bene, continuo io. Allora, ecco, bello solido, solidino. Vai, io arrivo subito. Eccola, adesso mi va a pescare le cuffiette di là, nell'armadio. Mamma, mi sono fatto venire l'idea. Aiuto! Il cappello che mi ha regalato mia nonna. Quindi nonna, se mi segui, il cappello che mi hai regalato tu a 5 anni. Sofia conserva tutto, eh. Io conservo tutto. Ah, questa sera farà la pizza Beatrice. Ciao Lina, bravissime. Tutta. Grembiule e capelli legati. Sì, un bacione. Mua. Allora, vi piacciono le ricette? Perché dopo arrivano subito su... E allora... Certo, di questo non posso dire niente. Ma ci metto pure i capelli, eh. Eccolo. Vado a prendere un elastico, mamma, arrivo subito. Sì, va bene. Ecco qua, ora questo qui io l'ho rinfrescato con Sofia. Se entro 4 ore, quindi sono le 5:10 quasi, se entro 4 ore io vi aggiorno, lui triplica il suo volume, quindi cresce, aumenta con tutti gli alveoli, come ha fatto ieri, è pronto per poter fare il pane, insomma, possiamo fare il pane. È pronto per poter panificare. Io lì ci siamo. Eccola! Adesso tocca alla mamma, ma ormai siamo abbiamo sforato un pochino. Allora, ciao Maria. Allora, potete comunque rivedere da capo la diretta adesso che andremo via. Però dopo metterò il link sia del, fai vedere, il pan brioche, io l'ho chiamato pan dolce vorticoso, quindi sì, la cena di stasera. Sì, le orecchiette stasera, per forza. Grazie. Non vedo l'ora. Ecco qua. Fai complimenti a mia nonna. Erminia Caiola. Ecco qua. Allora, mettiamolo in un vasetto. Ora lo metto qui, te lo posso lasciare così? Certo che ti seguo. E Sofia, potresti prendere uno di quei barattolini che ho lì puliti? Perché io li conservo. Perché mamma, un sacco di barattoli. Piano. Perché io ci faccio le confetture, li conservo, li sterilizzo poi quando è, però sì. Questo c'è la scritta, no, uno vuoto, perché devo vedere gli alveoli, no? Scusami tanto. Bello. Quarantino. Quarantino mio. Quarantino. Mettiamolo qui. Wow, lo so, wow. Bellicola e aspettiamo le fatidiche 4 ore. No, il coperchio no, perché... Ah, volevo dire una cosa alle nostre amiche. Il coperchio, quando il vostro lievito è ben formato, non lo mettete perché può esplodere, perché lui è fortissimo. Io lo volevo solamente appoggiare. Ah, allora, appoggialo ma non lo girare, ok? Io preferisco la pellicola. Però se ci scrive, se non raddoppia che succede? Cosa? Se non raddoppia che succede? Devo fare un altro giorno di rinfresco, perché bisogna rinfrescare, bisogna che lieviti in 4 ore, quella è la prova del 9. Oh, la mamma prova mia, guardate le mie mani, wow. Che... Ecco. Cioè, le piadine le avete fatte ieri? Le piade? Noi le abbiamo mangiate a cena, buonissime. Sono una piccola, come si chiama? La piccola... Allora. Ciao, brava nonna Ermina. Ciao a tutti. Allora, amici, se tutto va bene, ci vediamo domani per il pane, perché sarà lei a fare il pane questa volta. Ora vado a studiare. Poi, nelle stories vi facciamo vedere anche le orecchiette come piatto finito. E vi aggiorno sul lievito. Poi che altro? Ah, le ricette. Aspetta, non hai visto il lievito madre? Eccolo qua. Vi lasciamo con il nostro non lievito. Lo chiudete. No, pellicola. Appoggiatelo.
e a presto con le ricette. Mettiamo il link sottino in cucina. Ora vado a fare merenda, anche se ho fatto prima la ricetta con un buonissimo gelato. Sofia ha mangiato il gelato. Ciao simpaticissimi e complici. Ciao! E mangiate il pan brioche, fate il pan brioche. Anna, è la prima volta che vedo completamente a mamma e figlia. Ripeti per favore gli ingredienti per il rinfresco lievito madre? Allora, per rinfrescare devi pesare il tuo lievito. Pesa 50 grammi, 50 grammi di farina e la metà d'acqua, 25. Un pizzico di zucchero lo rinfreschi. Se lo stai creando lo devi rinfrescare per 15 giorni. Grazie Monica. Poi al 15° giorno, 16°, io mi lascio sempre un giorno in più perché ecco, come oggi, io devo aspettare in 4 ore che triplica, insomma. Se non lo fa, come ci ha chiesto la nostra amica prima, facciamo un altro giorno di rinfreschi. Non dobbiamo avere fretta perché come i bambini, ogni bambino ha il suo tempo e anche il lievito ha il suo tempo, capito? Quindi se non lievita oggi, lieviterà domani. Io aspetto, io sto qua e lo controllo. Tanto ci abbiamo niente da fare. Quindi. Che dobbiamo fare? I dolci. Bene, allora io mi vado a fare pane e marmellata. Oltre a fare adesso, compiti. Faccio bella marmellata. Ciao Emanuele, ciao, come stai? Ciao. Noi siamo bene. E vi aspettiamo domani allora e vi aspetto con... Andate comunque sottina in cucina, eh? Sì, ciao grazie. Emanuele, grazie. Ciao. Allora...